Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Oggi andremo a vedere 5 estensioni utili per personalizzare Chrome oppure avere informazioni su siti internet. Partiamo con la prima estensione che si chiama Vapalizer e è un'estensione che serve a monitorare e a capire quali tecnologie sono state usate per la costruzione di un sito web. Se noi andiamo a schiacciare l'icona si aprirà una piccola pop-up contenente tutte le tecnologie usate all'interno di questa pagina. Per esempio ci dice che nel sito di Wikipedia in questa pagina è stato usato PHP e questa tecnologia che si chiama Wikis Media Wiki. Se noi andiamo a schiacciare sul nome ci aprirà il sito di Vapalizer con alcune informazioni, ci dice che ci sono degli altri tipi di tecnologia riconducibili a questa che sono state usate in questo 59.300 siti qui ci dà delle percentuali sul traffico e sul nome dei siti che lo utilizzano maggiormente. Se noi andiamo per esempio sul sito della Gazzetta dello Sport, vedete che l'icona cambia perché le tecnologie principali sono cambiate, per cui se noi andiamo a schiacciare troverà altri tipi di tecnologie per l'analisi, per le pubblicità e quant'altro. La seconda estensione che andiamo a vedere si chiama Rescroller Setting. Semplicemente è una personalizzazione di Chrome che ci permette di cambiare le barre laterali. Se noi andiamo a schiacciare l'icona ci aprirà il setting delle barre laterali, per cui vedete che se io per esempio aumento questa dimensione le barre verranno molto più grandi. Ci sono tantissimi tipi di personalizzazione, dal colore per esempio il colore, oppure possiamo utilizzare addirittura delle immagini da mettere come diciamo fondo, sottofondo, in pratica background, oppure non so, fare l'ombra, vedete che ha fatto l'ombretta, oppure il bordo, addirittura il round corner, cioè smussa gli angoli, vedete qui, se aumento ancora diventa rotondo. Posso cambiare il background, sempre selezionare l'immagine, fare le stesse lavorazioni, cambiare in mille diversi tipi di personalizzazione, vedete che anche lì diventa tondo. Sul scorbotto ci saranno i bottoni, cioè le freccettine, ti dice come addirittura quali vuoi vedere e quali no. Insomma, tutte personalizzazioni in modo da rendere più carino e intuibile a volte le barre laterali. Io per esempio le uso restore formatting, ok, le uso larghe perché a volte vedete sono piccole, faccio un po' fatica a prenderle, per cui semplicemente le faccio un po' più grandi in modo da poterle utilizzare agevolmente. Una volta finito non c'è bisogno di saldare niente, basta chiudere e rifresciare le pagine, vedete che diventa più grande in modo che sia più comoda per i miei utilizzi. La terza estensione che andiamo a vedere si chiama Outline. Se noi le andiamo a premere vediamo subito cosa fa, ci fa una sorta di riassunto di tutti gli articoli che ci sono all'interno di questa pagina del sito della Gazzetta dello Sport. In pratica noi lo possiamo usare come si usa esattamente l'indice di una pagina di Wikipedia, no? Per esempio se noi andiamo su Wikipedia e troviamo, andiamo in un link, adesso oggi particolarmente nel tuo internet, vedete ci dà a disposizione una sorta di indice.
To Outline fa la stessa cosa su qualsiasi sito, per cui se noi andiamo a vedere, a trovare per esempio un articolo che ci interessa, una descrizione che ci interessa, possiamo semplicemente schiacciarla e lui sposterà il sito, la pagina del sito al punto che noi abbiamo selezionato. La quarta estensione che andiamo a vedere si chiama Speed Test. Molti di voi la conosceranno, magari qualcuno invece no. Speed Test è semplicemente un test per vedere i dati di connessione, cioè se le prestazioni della vostra linea dati è buona o no. Semplicemente basta schiacciare l'icona, troveremo un pannello con un grosso pulsante che una volta schiacciato lui va a eseguire un test di velocità. Andrà a fare tre letture, il ping, il download e l'upload. Il ping misura il tempo di risposta tra l'invio e la ricezione, il download quanto tempo ci mette, quanti dati riesce a caricare all'interno di un secondo, e di scaricare all'interno del secondo, e l'upload quanti dati riesce a caricare all'interno di un secondo. Qui ovviamente oggi vedo che è molto congestionata la rete, ma visto il periodo bisogna accontentarsi. La quinta estensione che andiamo a vedere si chiama Web Activity Time Tracker. È semplicemente un'estensione che registra e monitora le attività che abbiamo svolto su internet, per cui ci dà un sacco di informazioni, tra cui quante volte ho visitato questo sito, la percentuale totale rispetto agli altri siti, quanti minuti, quante ore, quanti secondi sono stato su quella pagina. Lo registra sia a livello giornaliero, oppure registra sempre dall'installazione in avanti ovviamente, oppure determinate lasci di tempo. Qui abbiamo un grafico che ci riporta ovviamente la divisione in base al tempo che abbiamo passato su ogni sito. Qui abbiamo delle altre informazioni attraverso gli intervalli di tempo, e abbiamo anche la possibilità di settare delle opzioni attraverso il tasto apposito. Possiamo per esempio dirgli di non registrare l'attività se noi stiamo su un sito per meno di tot secondi, in questo caso 30, di avere un range di default della registrazione di 7 giorni, dopodiché non registra più, e di poter mettere per esempio dei siti che lui non va a monitorare. Per esempio, se noi teniamo aperto Hotmail perché vogliamo sempre avere informazioni sulla posta, quella che riceviamo in tempo reale, non ha senso metterlo perché non è un sito dove noi stiamo navigando, lo teniamo semplicemente aperto. Possiamo poi esportare in formato CSV, dare dei permessi oppure come si dice, cancellare i dati, insomma. Possiamo anche impostare dei limiti, cioè quanto tempo massimo vogliamo stare su un sito, per cui qui inseriremo l'URL e qui il tempo, oppure informare noi di quanto tempo abbiamo passato sul sito. Non so, se noi diciamo che vogliamo stare massimo su YouTube un'ora al giorno, qui inseriamo l'indirizzo di YouTube col tempo e lui ci avviserà che abbiamo sforato, quando abbiamo oltrepassato il tempo, insomma, che vogliamo dedicare. Abbiamo visto 5 estensioni utili per la nostra navigazione su Chrome. Grazie per aver visto il video e alla prossima.